Prima di tutto vorrei ringraziare la giuria, vorrei ringraziare anche il pubblico in sala. Questo premio lo voglio dedicare alla mia generazione, a tutti gli operatori call center che oggi faticano a dare voce ai loro diritti. Grazie. Il ragazzo telefono. Invidiavo mio padre per le rughe cicatrizzate sulle sue mani, per la tosse che gridava dal suo corpo, ma sempre forte contro gli ingiusti e i ladri. Mio padre era un uomo orgoglioso di essere un lavoratore, fiero di aiutare il prossimo prima di avere cura di se stesso. Oggi io chi sono? Il ragazzo del vostro telefono, la voce indesiderata che vi tiene compagnia giorno e notte. Una cuffia e una cannuccia, un filo di speranza collegato al computer e il coprifuoco dello sguardo di un team leader che spicca il volo come un avvoltoio. Padre, guardarmi indietro è troppo tardi. Solo i numeri e i minuti sono il mio punto di riferimento. Pensare anche solo per un momento potrebbe segnare il mio insuccesso. Incontro lo sguardo di un altro, 10 minuti per sorriderci e dirci che tutto va bene e ognuno va per conto suo, verso la propria tastiera. Voci e ticchettii sono i confini dei nostri destini, che convivono come finti vicini e come eterni bambini, ma che non fanno capricci. Padre, se solo tu fossi al mio fianco, forse avrei il coraggio di smettere di mangiare fango, smetterei di essere uno schiavo senza catene e ritroverei la forza di credere ai miei sogni. Oggi io chi sono?